guardate quanto siamo felici. Sapete perché? Perché il Pescara Calcio è tornato in Serie A. Qui a Pescara è una grande festa da giorni, giorni, giorni e giorni e continuerà ancora per tanto tempo. E allora, in tutta serenità, possiamo ricominciare il nostro ciclo di trasmissioni estive, televisive, con Acapulco on the Beach. Parliamo di calcio con un super ospite, è Antonio Balzano, il difensore del Cagliari, che anche lui ha ottenuto la promozione con la squadra sarda, intervistona. Come sempre un saluto da Paolo Sinibaldi, immagini e montaggio a cura di La TV Lab, Luca Romano. Beh, Antonio Balzano, questa è proprio una puntata da Serie A, perché siamo tutti quanti felici per questa Serie A acquisita, anche tu l'hai acquisita, quindi è proprio una puntata incredibile. Nel regno biancazzurro, come vedi qui a Acapulco è tutto contornato di biancazzurro, perché la famiglia Sterlecchini per questi colori arriva fino alla fine. Sì, sono felicissimo sia per me che per il Pescara, perché io l'ho detto inizio anno, noi avevamo un solo obiettivo, loro invece avevano l'obiettivo dei playoff e con i playoff sono riusciti a raggiungere la Serie A. E per me è una doppia felicità, perché Pescara ormai è casa mia, come tutti ben sanno, e qua ancora di più, a Acapulco ancora di più mi sento a casa, perché è un ambiente praticamente familiare dove amano il calcio e amano il Pescara. Senti, tu avevi ottenuto anche la promozione con il Pescara magico di Zeman, quest'anno invece con il Cagliari, però da protagonista, no? Lo stavi accennando tu, è molto più difficile vincere quando sei obbligato a farlo, anche se in un campionato di Serie B? Certo, è molto più difficile, perché comunque hai degli obiettivi a inizio anno e non puoi sbagliare. Per una piazza che era come Cagliari e ha fatto per tanti anni la Serie A, era tutto dovuto. Invece l'anno di Zeman qui, la cavalcata vincente è stata straordinaria, perché nessuno si aspettava quel tipo di campionato, ed è stato, ha regalato emozioni uniche a noi e a tutta la città, a tutto l'Abruzzo intero, tutta l'Italia forse, perché abbiamo fatto davvero qualcosa di straordinario. Quest'anno si è ripetuta la storia e sono davvero troppo felice per il Pescara, perché merita di essere nella massima serie. Tu seguivi a distanza le vicende del Pescara, targato in questo caso Massimo Oddo, ci hai giocato ovviamente anche contro. Che impressione hai avuto? Perché un po' tutti quanti dicevano: questa è la squadra che ha giocato, insomma, un calcio molto spettacolare, meritava di andare in Serie A. Poi di miracoli anche altre squadre ne hanno fatti. Non so, mi viene in mente lo stesso Trapani, che ha fatto un campionato straordinario. Non so, l'Entella appena fuori dai playoff, lo stesso Crotone. Ci sono squadre miracolose che alcune sono state premiate, tipo il Crotone e il Pescara, altre no. Beh, il calcio è spettacolare per questo, perché delle squadre che si dovevano salvare hanno vinto il campionato senza alcuna difficoltà, si può dire il Crotone esempio, e quindi è straordinario questo, perché ti permette proprio di vivere con serenità la situazione. E il Pescara secondo me era una delle squadre favorite per la Serie A, perché ha un calcio, come hai detto, ha giocato un calcio strepitoso, e con noi anche, noi abbiamo fatto tanta fatica contro di loro, perché davvero ci sono dei ragazzi molto interessanti, giovani, dove possono davvero fare qualcosa di importante, e quindi hanno meritato tutta. Nel cognome Balzano c'è la Z di Zorro, ma anche la Z di Zeman. No, vabbè, questa è una sciocchezza. Se vuoi tagliala, Luca, ma a me piace questa cosa, perché Balzano effettivamente, quando era arrivato a Pescara, non era il grande giocatore che è oggi, e probabilmente deve dire grazie, un'altra Z, a Zeman. Sicuramente il maestro è... per me è stato davvero un onore seguirlo qui a Pescara e seguirlo a Cagliari. Sono felicissimo di averlo avuto, e grazie a lui naturalmente mi ha lanciato nel calcio che conta alla fine, perché qui a Pescara penso che non mi avrebbero mai preso se non mi avesse voluto lui, quindi devo ringraziarlo tanto, infatti ancora lo sento, ancora lo ringrazio, e lui lo sa bene. Poi con lui è spettacolare, perché
è vero che ci fai tanta fatica, però fai un calcio che in pochi davvero fanno ed è qualcosa di straordinario per noi e che per chi lo guarda da fuori. Sai Antonio che ci sono state anche parecchie polemiche per l'addio di Zeman, no? Dopo la promozione ha accettato le lusinghe della Roma, magari molti si aspettavano che invece continuasse qui a Pescara, e un po' è cambiato il vento nel giudizio nei confronti di Zeman, almeno nella piazza di Pescara, più che altro per un aspetto comportamentale esteriore. Tu che lo conosci invece molto bene, ci puoi dire davvero chi è Zeman? Perché io un po' lo conosco, però non ti voglio influenzare, ma io lo conosco in senso positivo, vi devo dire la verità. Lui ha fatto una scelta, è normale che la gente è un po' arrabbiata perché dopo quello che aveva fatto qui si poteva davvero creare qualcosa di importante. Io penso, lui non è un tipo che parla tanto, quindi tu dai suoi atteggiamenti riesci a capire più o meno quello che pensa. E secondo me lui ha un po', si è un po' pentito della scelta che ha fatto, perché è vero, è andata in una città, in una squadra che è la Roma, quindi per amor di Dio penso che qualsiasi persona, se ha un'occasione così, la sfrutta. Lui poteva fare a meno, ma è stato comandato dal cuore, secondo me. Anche se, ripeto, secondo me un po' si è pentito di quella scelta, però ormai è passato e il Pescara ha un altro grande allenatore che è Oddo, quindi si va avanti, la storia va avanti. Senti, però questa è una domanda un po', sì, è calcistica ma è sociologica, vorrei dire. Cioè, perché secondo te, per quello che hai potuto vedere tu in questi anni, cioè Pescara, piazza calcistica, è così innamorata di questo gioco spettacolare del calcio? E quando sono arrivati invece ad allenare allenatori magari più concreti ma meno spettacolari, non hanno mai fatto tanto bene, non solo nell'amore generato nella piazza ma anche nei risultati. Non so, questo è un ambiente che negli anni, ogni promozione che ha avuto il Pescara c'è sempre stato un calcio spettacolare, ne parlavo ieri con mio padre, ed è una cosa fantastica perché guarda gli anni di Galeone, guarda gli anni di Pescara, guarda quest'anno, è sempre, almeno quelli che so io, poi prima non ricordo. Allora senti, allora Galeone il profeta, Zeman il maestro, Oddo il massimo. L'ho letto questo. Hai visto? Quindi ripeto, è straordinaria questa cosa perché molto probabilmente è proprio un ambiente dove predilige il bel gioco e per fortuna gli allenatori che riescono a farlo, naturalmente non tutti possono riuscire a fare il bel gioco, però quelli che ci sono riusciti hanno sempre portato a casa un risultato importantissimo. Tu come la pensi con questa diatriba calcistica sul bel gioco, sulla concretezza? Te lo chiedo perché tu hai avuto un allenatore adesso quest'anno come Rastelli che doveva ottenere il risultato, l'ha ottenuto senza dubbio, quindi voto 10, però magari in qualche occasione privilegia di più la concretezza, almeno io lo dico dall'esterno, insomma, per quello che posso vedere e che ho visto magari anche in passato quando allenava l'Avellino. Sì, nel calcio conta la concretezza, se tu ti poni un obiettivo e lo raggiungi vuol dire che hai conquistato quello che dovevi. E il discorso è che se riesci a combaciare la concretezza con il bel gioco, allora diventi Zeman, diventa il gioco di Zeman. Per quell'anno, perché poi negli altri anni lui non è che abbia fatto sempre così bene. Quindi è stato un anno miracoloso dove eravamo concreti e spettacolari. Se riesci a combaciare questo diventa una visione fantastica. Caro Antonio Balzano, essendo questa la prima puntata della stagione 2016, noi siamo un po' nostalgici della spiaggia grandissima di Acapulco, quindi ci spostiamo. Ma quanto è bella la spiaggia di Pescara, detto da un pescarese che magari non ci fa più caso, questo insomma non fa testo, però tu non sei pescarese di nascita, tu sei un pugliese che ha girato un po' per il calcio e si è innamorato di Pescara, perché? Non lo so, io appena ho messo piede in questa città, appena sono arrivato il primo giorno ho detto questa è la mia città, cioè, io ci vengo a vivere perché è troppo bello. Troppo bello tutto, il centro, il lungomare, le spiagge, poi la gente, tutto un ambiente familiare, quello in cui sono cresciuto, quindi a maggior del vero io ho portato tutta la mia famiglia qui e non andrò più via di qua perché resterò qua per sempre.
Poi si dice in genere l'abruzzese, l'Abruzzo forte e gentile, cioè che magari in certe zone dell'Abruzzo c'è l'abruzzese più arroccato, gentile comunque, e poi c'è una parte un po' più aperta all'esterno come può essere la parte del mare, no? Arrosticini e pesce. È vero, l'Abruzzo è così, io ho avuto modo di girarlo un pochino e si sta davvero, davvero bene. E noi viviamo nella zona del mare, quindi sappiamo la mentalità è molto più aperta di quella degli arrosticini, quindi si sta benissimo e niente. Poi tu hai scelto il mare specifico di Acapulco, noi siamo Acapulco on the beach e qui è una zona estremamente frequentata anche da tuoi colleghi, calciatori, non so, allenatori sportivi in generale, no? Cioè, non so, che ti devo dire, da Cascione a Esposito qui ne ho visti passare tantissimi. Sì, noi veniamo qui perché Bocchetti l'anno scorso era praticamente sempre qui, 2 anni fa, e con la mia famiglia hanno un ottimo rapporto e siamo venuti qui e ti ripeto, l'ho detto prima, è un posto dove davvero ti senti a casa, si sta benissimo ed è quello che ho scelto, perché poi ce ne sono tanti, però naturalmente tu vai dove ti senti meglio e questo è il posto adatto. Antonio Balzano ha giocato 3 stagioni con il Pescara, Zeman con Zemanlandia, poi la Serie A, purtroppo triste perché con Stroppa, Bergodi, Bucchi, e poi un'altra stagione di Serie B così così con 2 allenatori che si sono alternati, Marino e Cosmi, che adesso è tornato alla ribalta, diciamo, per questo playoff contro il Pescara. Se ci puoi fare un sunto di questi allenatori, di queste stagioni. Beh, naturalmente ogni stagione ha la sua storia. L'anno di Zeman è stato meraviglioso, abbiamo detto prima. L'anno della Serie A è stato il contrario, l'opposto purtroppo. È stato triste perché dopo tanti sacrifici, dopo 20 anni aver conquistato la Serie A e averla persa in quel modo, è stato un po' brutto. L'altro anno della Serie B volevamo conquistare un'altra volta la Serie A. Ci avevamo anche una grandissima squadra secondo me, però alcune cose non sono girate. Nel calcio purtroppo non è mai facile vincere e non è andata bene. Dopo 4 anni, per fortuna, ci sono riusciti altri e sono contento lo stesso. La Serie A, non vogliamo fare gossip perché non è questo l'obiettivo di Acapulco on the beach, ma comunque Balzano sarà in Serie A con quale squadra? Io ho 2 anni di contratto a Cagliari, quindi penso di restare là. Poi se dovesse accadere qualcosa, non lo so. L'unica parte... Pescara è casa mia, quindi ci verrei con tutto il cuore, ma non so se sarà questa la... se sarà andrà a finire così. Penso di restare a Cagliari perché, ripeto, ho 2 anni di contratto e mi giocherò le mie carte lì e vedremo. Ci rincontreremo sicuramente l'anno prossimo. Beh, qui in spiaggia sicuro. Siamo sul finire, ti salutano qui, qui ti conoscono, qui sei ancora un idolo, lo sarai ancora per diversi anni. Vogliamo chiudere questa intervista ricordando i più grandi calciatori con cui hai giocato, e allora mi vengono in mente Verratti, Immobile e Insigne, sono stati veramente loro i più grandi? Sicuramente sono le persone che hanno davvero fatto qualcosa di straordinario e si vede, sono tutti e 3 all'Europeo, a parte Marco perché stava male, quindi per me è stato davvero un orgoglio aver giocato al loro fianco. E poi ci sono anche altri giocatori, tipo Cagliari, c'è Sau, c'è Ibarbo, ci sono De Sena, Conti, insomma gente che ha scritto la storia anche lì. Quindi giocatori, ho avuto la fortuna di giocare con loro, spero di incontrarne altri e l'anno prossimo di farti qualche altro nome. Arrosticini o pesce non ha importanza, Balzano mangia tutto, è un pescarese acquisito. Ciao Antonio, in bocca al lupo! No sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, it's true. Volete sapere come prosegue la seconda parte di Acapulco on the beach? Non ve lo dico, dovete restare con noi per altri 15 minuti, vi assicuro che ci sarà un grande divertimento, quindi non andate via, sempre sull'onda biancazzurra. Un saluto da Paolo Sinibaldi, alle prossime.
Vabbè, vi avevo detto che era una sorpresa e questa è una sorpresona, perché dalla spiaggia siamo passati assolutamente in un ambiente inedito. Un saluto come sempre da Paolo Sinibaldi. Bartoloni, Bruno. Ben rivisto. Allora Bruno, ma noi siamo in questa bellissima atmosfera ovattata, bella, elegante, ma dove siamo? Siamo nel locale di intrattenimento più elegante e raffinato della costa, secondo me, dove io ho la fortuna di lavorare. Benvenuti allo Schilling Night Club, un locale notturno che praticamente ha subito una trasformazione in corso d'opera in questi anni, ovvero questo era il tempio della discoteca degli anni 80-90, la famosa discoteca Onipot. La Pescara di una volta che noi ritroviamo adesso puntualmente tutte le notti sino all'alba con questa nuova formula del night club, quindi la compagnia di bellissime e affascinanti ragazze, la cortesia e la cordialità del personale di sala e poi soprattutto l'eleganza e la sicurezza che offre questo posto. Quindi ci si può divertire, ci si può distrarre, ci si può svagare quando magari lo stress della routine quotidiana prende il sopravvento. Senti Bruno, ma tu quindi il giornalismo l'hai lasciato completamente? Ti piace ancora frequentare un certo ambiente? Oppure hai deciso di cambiare radicalmente il tuo modo di essere e di vivere anche questa professione? Ti dico la verità, io attualmente ho la fortuna di collaborare per una testata online che è il Pescara.it, dove mi occupo però di cronaca e di attualità relativamente alla realtà montesilvanese. Però chiaramente io vengo da una formazione di cronista sportivo, si vede anche alcuni addobbi particolari del locale, vista la particolare ricorrenza che ci ha rivisto promosso in Serie A. Quindi mi piacerebbe ritornare a commentare di calcio e quando posso lo faccio molto, molto volentieri. Il problema è che sono un po' una voce fuori dal coro, quindi ho imparato nel corso di questi anni che se non ti schieri a favore vento, difficilmente riesci ad avere seguito e attenzioni da parte degli editori soprattutto. Torneremo a parlare di questo argomento che è un po' scottante, perché è quello dell'informazione, se vogliamo anche di un certo tipo di disinformazione a volte, però ne parliamo dopo. Noi siamo qui anche, lo hai accennato, perché la ricorrenza è quella clamorosa, bella, festante della promozione in Serie A del Pescara. Siamo proprio a ridosso, ci sono tanti addobbi anche qui all'interno del locale, maglie, palloncini, tutto biancazzurro. Tu non potevi mancare a questa festa. Assolutamente, ma qua ci siamo divertiti nel corso di queste serate alla grandissima. Diciamo che quello che si è visto nell'apoteosi di Piazza Salotto, noi in maniera molto ristretta l'abbiamo vissuta per tante sere qua, quindi champagne a fiumi, divertimenti in compagnia delle ragazze, quasi tutte di nazionalità straniera chiaramente, che si sono anche loro appassionate a questo mondo del calcio pescarese, quindi abbiamo creato una sorta di piccolo club di fedelissimi all'interno del nostro locale. Ma al di là di quella che è la mia passione calcistica legata al Pescara che sto trascinando in questo posto, ci tengo ancora a sottolineare che a noi piace divertirci e far divertire. Nella prima parte di Acapulco on the Beach noi abbiamo avuto un ospite che tu conosci senz'altro, che è un ex calciatore del Pescara molto importante come Antonio Balzano, oggi al Cagliari, anche lui promosso in Serie A. E Balzano ci faceva la similitudine. Intanto c'è il nostro amico che ci porta dei cocktail, grazie. Balzano ci faceva il parallelo tra le due promozioni, quella sua con Zeman e quella che lui, Balzano, ha visto dall'esterno adesso con Oddo. Tu che differenze trovi? Tante però secondo me. Indubbiamente sì, intanto va sottolineato che questo traguardo è per certi versi inaspettato, perché la squadra è stata completamente rivoluzionata, non partivamo con i favori del pronostico, seppure gli avvisali c'erano stati in maniera positiva, perché Oddo, subentrato a Baroni, aveva fatto capire che il cambio di marcia era ormai avviato. Diciamo che quella di Zeman era davvero una squadra con degli autentici fuoriclasse, con quei tre che facevano la differenza, il valore aggiunto di Verratti, di Insigne, di Immobile, se vogliamo anche di Sansovini, che ha dato il suo contributo anche quest'anno e secondo me è stato allontanato e defenestrato in maniera non proprio elegante. Però qui i meriti vanno dati davvero al gruppo coeso, compatto, ad una squadra
che magari dal punto di vista della spettacolarizzazione è leggermente inferiore a quella di Zeman, però molto più concreta, sa giocare davvero a calcio in tutti i reparti e soprattutto è riuscita anche a smussare gli angoli su quelli che erano degli errori legati soprattutto al pacchetto difensivo, e lì devo dire che i meriti sono tutti di Otto, che è riuscito a registrare la retroguardia anche con delle mosse azzeccate, se vogliamo anche quella di Torreira tante volte impiegato in difensiva, ma devo dire che questa squadra ha meritato senza ombra di dubbio la promozione, anzi secondo me soffrendo anche più del dovuto, perché meritava quella diretta. Guarda, conosci quel ragazzo, si chiama Luca Romano, dietro la telecamera. Luca, ti metto in difficoltà se mostriamo la mia maglietta un attimo? Allora guarda, guarda che faccio, reggi il microfono. Guarda, è praticamente la mia seconda pelle questa qui. Quando parliamo di Rio de Janeiro e del Brasile esce fuori il lato oscuro di Bruno Bertoloni, alias Guaraná, quindi... L'ho fatto per te, ho messo questa maglia perché adesso vogliamo sapere perché siamo qui. Siamo qui per conoscere questa nuova veste di Bruno Bertoloni by night, ma anche per capire un po' le origini di un personaggio che per tanti anni ha fatto parlare di sé. E anche adesso, no? Però comunque tu hai avuto degli anni clamorosi in cui ti sei inventato questo personaggio che si chiamava Guaraná. Spiegaci un po' l'origine. Tutto nasce dal campionato di Decanio, quando io avevo la fortuna di collaborare per una radio privata che guarda caso si chiama Radio Onda Bahia, quindi già c'è un'assonanza nel nome della frequenza radiofonica, e dovevo fare le radiocronache del campionato di calcio del Pescara, l'anno della B, chiaramente cercando di non imitare quelli che sono colleghi più affermati. Io vengo da una formazione più che altro televisiva e di carta stampata, radio ne ho fatta ben poca, quindi ho detto inventiamoci qualcosa di diverso, e ho voluto così scimmiottare, fare la parodia del cronista brasiliano. Quindi abbiamo inventato questo pseudonimo Guaraná e buttato giù la voce che arrivava da Rede Globo, un famoso cronista carioca. In realtà sotto mentite spoglie si nascondeva Bruno Bertoloni, che con una parlata mista tra l'italiano e il portoghese raccontava in maniera molto pittoresca le vicende del Pescara, che poi culminavano con il golasso. Che... Ma lo vogliamo rifare un attimo, tanto qui non ci sente nessuno. O forse sì, però non si spaventeranno, dai. Proviamo a immaginare il gol. Il gol di Verre a Trapani. Allora c'è questo Verre che incredibilmente da 40 metri si inventa una rete pazzesca e Guaraná esulta alla grande. Segundo tempo aqui, estádio provincial do Trapani, a situação 1 para Trapani, 0 para Pescara, bola no porteiro Goulart, que vai, mete o balão no meio campo, Verre, bala para ele, penela de golaço da Serie A. No, ma è molto bello, ma facciamo un brindisi al gol di Verre e alla promozione del Pescara. Ma non è tutto spettacolo, perché tu in Brasile ci sei stato più di una volta, hai imparato la cultura, hai apprezzato le doti carioca, sia quelle diciamo divertenti, sia quelle legate all'umanità e anche alla parte giornalistica, perché non è solo spettacolo, tu hai ripreso esattamente quello che fanno i radiocronisti e telecronisti famosi in Brasile. Beh, guarda, il football brasileiro è un'arte da quelle parti, quindi viene raccontata in maniera molto particolare. Quindi al di là dell'aspetto prettamente tecnico, c'è la spettacolarizzazione del racconto vissuta in maniera molto emozionale proprio da chi ha la fortuna di farlo. Quindi al di là del gol che rappresenta proprio il massimo orgasmo del racconto della partita, si vive anche con termini molto particolari, a volte si va anche sul comico, quindi quando il giocatore sbaglia il pallone viene anche beccato da improperi, chiaramente non volgari ma simpatici. Sarebbe bello riproporlo, anzi io ho avuto la fortuna anni fa di prendere un treno in corsa, che era quello della trasmissione della Rai, quelli che è il calcio. Quindi... Ricordo bene, tu lì avresti potuto fare il grande salto, poi evidentemente ci vuole anche un po' di fortuna che forse non ti ha arriso, ma la tua vita va bene così. Indubbiamente, io non ho assolutamente rimpianti, ho un bagaglio di esperienze che mi ha dato moltissime soddisfazioni.
la fortuna di girare il mondo, anche perché di famiglia avevamo un'agenzia di viaggi, quindi ero anche fortunato. E adesso niente, mi godo questa seconda età, dai 40, anzi mi avvicino quasi ai 50 se vogliamo, crescendo una famiglia, una splendida bimba, lavorando quotidianamente con questo impegno notturno qui allo Schilling e cercando di ritagliarmi il mio spazio nel mondo delle informazioni e soprattutto dicendo quelle che sono le mie verità, a volte non condivise però. Le tue verità, spesso non condivise, ti hanno portato più benefici o più svantaggi? Assolutamente solo e soltanto svantaggi. E poi quali sono queste verità non condivise, se possiamo per larghi tratti farlo capire anche a chi ci ascolta, magari senza entrare nel merito? Non entro nel merito, però magari possiamo dare un'indicazione. Noi adesso viviamo questo momento bellissimo della promozione, restando appunto nel discorso legato al calcio e al Pescara. Però io non dimentico e non posso assolutamente perdonare la scellerata gestione dell'ultima Serie A. Quindi spero che questi errori non si ripetano. Vorrei ancora capirci qualcosa di più in merito a quelli che sono i soci occulti e presunti che affiancano Daniele Sebastiani. Vorrei capire ancora meglio quelle che sono le operazioni di mercato e come vengono costruite, da chi vengono manipolate. Il perché è stato allontanato Giorgio Repetto, il perché alcuni giocatori sono stati presi ed altri no. La situazione di bilancio, la situazione legata al rapporto ormai burrascoso con Danilo Iannascoli, insomma sono tanti gli interrogativi che non mi fanno stare tranquilli. Quindi al di là di quella che è stata la progettualità portata avanti con successo da Sebastiani, io guardo anche al futuro prossimo e il futuro prossimo deve essere fatto con la massima chiarezza e trasparenza. Poi naturalmente resti un grande tifoso del Pescara, no? Perché se qui vediamo tutto imbandierato e pieno di biancazzurro, penso che grande spinta sia arrivata da te, che non hai mai smesso di seguire. Magari sei critico in questo caso, in questa disamina che hai fatto, però l'amore per Pescara è un amore che va oltre e credo che sia quell'amore che molti tifosi hanno condiviso con te, perché abbiamo visto nei giorni di festa una specie di torsida stile brasiliano. Sì, ma guarda, ti dico solo, io da ambasciatore del Pescara nel mondo, mi è capitato anni fa, ti racconto questo episodio, di andare addirittura in Kirghizistan per fare contratti di primo ingresso a ragazze che venivano a lavorare nei vari locali notturni. Ebbene, io nella capitale Bishkek o Almaty che dir si voglia, non mi presentavo come italiano, ma come cittadino di Pescara. Tutti mi chiedevano dove era Pescara, io lì a fare il disegno, la cartina e spiegare cos'era Pescara, mi porto le foto della mia città ogni volta che vado all'estero, insomma cerco di far innamorare tutti di questa bella realtà che grazie al calcio può vivere ancora di luce propria. Poi ci sono tanti aspetti che non vanno più, insomma la Pescara di una volta ormai ce la siamo dimenticata, quella della bella e della dolce vita. Bruno, io ti devo interrompere per una questione di tempo, perché Luca Romano ci dice che più o meno siamo alla fine. Ed è bellissimo, ma anche bruttissimo, perché io avevo tante cose da chiederti. Bellissimo perché il tempo è passato via in un attimo. Allora sai che faccio? Io te lo porgo il microfono e tu adesso chiudi, poi ci salutiamo, con tutto quello che in sintesi avresti voluto dire e adesso dobbiamo stringere, mi devi dire, perché tu hai presentato anche Miss Italia per tanti anni e hai fatto veramente mille cose. Allora, sei amico di Leo Junior, vabbè, ma questo perché io sono amico anch'io. Certo. Vabbè, con il dono della sintesi dico che essere pescaresi è una cosa che va vissuta con fierezza e con orgoglio. E chi ha la fortuna come me di lavorare nel mondo della comunicazione non può far altro che amplificare questo privilegio. Quindi invito tutti coloro che seguono, che leggono, che ascoltano le varie trasmissioni a partecipare attivamente, a non lasciarsi condizionare soprattutto da quello che viene riportato da alcuni organi di stampa e innamorarsi di questa bella realtà che alcuni tentano a storpiare e raccontarci in maniera non veritiera. Bruno Barteloni, per me sei un eroe, per me sei sempre Guaranà, cin cin e forza Pescara, calcio! Gentili amici, buonasera e bentornati allo Schilling Night Club Musical. Vieni con noi a festeggiare la promozione del Pescara in Serie A. Dalle 22 sino all'alba, Schilling Night Club Musical, l'unico locale da Serie A.